Qu- quanti mi piaci devo chiedere per sposarti? 20.000. A 20.000 la sposo, giuro. Non ce la posso fare a tornare dopo, dopo un mese che non faccio video. Un mese? Due mesi che non faccio video. Ho bisogno di qualcuno. Ho bisogno della mamma di Locchino. Tre mesi. Quattro mesi. Cinque mesi. Sei mesi. Sette mesi. Otto mesi. Nove mesi. E adesso è nato Locchino. Nascerà veramente? No. Domani compriamo il test di gravidanza. Vorrei iniziare con un ciao amici senpai, come facevo una volta. Però non mi ricordo più come si inizia il video, quindi iniziamo subito il video. E siamo pronti a cervellare il testo? Non... Questo è il taglio. Sono andato. Qual è il più grande? Livello 1. Il più... Qual è il più grande? E si stava ridendo perché si sta pensando al più grande tra il mio Pippo e quello di Locchino. Quindi lei si è messa a ridere perché le ha viste entrambi ormai, no? E quello di Locchino è piccolissimo. Ah, pensavo dicesse quello di Locchino, no, è più grande. Dobbiamo pensare, dato che è un gioco di intelligenza e dobbiamo cervellare il testo, dobbiamo testare il cervello. Il più grande disegnato è il leone. Ma il più grande, che forse è il Pippo più grande. Il Pippo più grande tra me e Locchino qual è? Scrivetelo nei commenti. Secondo voi chi ha il Pippo più grande tra me e Locchino? Non voglio neanche dirvi cos'è un Pippo, perché sennò YouTube, ecco, siamo appena tornati. L'elefante ha due pippi, uno in faccia e l'altro un pochino più sotto. Secondo te qual è? Il più grande è il leone o il più grande è l'elefanto? È il leone. Perché? Perché è più grande nell'immagine. È più grande nell'immagine. Lei è più intelligente di me. Io invece... ho l'attestato di sopravvivenza alla terza media. Proviamo col leone. Ed è giusto il leone. Si parte subito benissimo. Bravi. Adesso ci sono i sound effect con i bambini. Ma ci sono ancora bambini che mi seguono o siete cresciuti dopo sei mesi? Non lo so. Il leone ha la forma più grande. Successivo. Come far sbocciare questo fiore? Tappo sul fiore. Tappo sul fiore? No. Non funziona. Secondo me dobbiamo semplicemente aspettare. Prima o poi le nuvole se ne andrà. Oppure Sì aspettiamo. Beh, non funziona. Avrete visto me velocizzato. O me che mi scaccolavo. Quindi dobbiamo forse soffiare sulle nuvole. E le nuvole nel microfono. Perché il telefono funziona, che c'è anche il microfono. Ci sono dei giochini anche col microfono e funzionano così. Quindi se noi soffiamo sul microfono. Soffia tu sul microfono. Più forte magari. Ho stordito le orecchie di tutti. Quindi semplicemente dovremo spostare le nuvole. E il sole farà sbocciare il fiore, perché anche i fiori vogliono abbronzarsi. Metti l'elefante in frigo, non ci starà mai, ma dato... Se avessi detto metti il leone in frigo sarebbe stato impossibile, perché il leone è più grande dell'elefante. Ma l'elefante, dato che lui ha la proboscide, può entrare nel frigo. Se non avete capito è perché non siete intelligenti abbastanza per questo gioco. C'è una logica. È stato abbastanza semplice, perché avete la mia logica. Livello 4, ce ne sono 1900, quindi questa serie durerà tantissimo. E se volete che nel prossimo episodio si sblocchi la mamma di Locchino, dovete lasciare 10.000 mi piace, così che lei si sbloccherà. Verrà proprio... ci sarà un... Si sta già sbloccando perché ho visto alcuni di voi mettere mi piace. Siete stati bravissimi, ma dobbiamo arrivare a 10.000. Finché non arriviamo a 10.000 la mamma di Locchino non si sblocca. E verrà tipo un achievement qua sopra che scende, fa pling, e mamma sbloccata. La quarta. Sei la quarta mamma di Locchino. Ma la prima moglie in realtà. Qual è il più vicino a noi? Se si intende qual è il più vicino a noi nel senso al telefono, che noi avremo il telefono così, il più vicino al nostro pollicione o il più vicino al nostro corpo è il sole. Quindi non è il sole. Allora il più vicino nell'atmosfera sono prima le nuvole, poi la luna e poi il sole a milioni di distanze di chilometri. Non è neanche il più vicino a noi inteso noi come parola. Grazie gioco. Ok. Ricorda che tutto è parte della domanda, anche la domanda stessa. Livello 5, quante fette di pizza ci sono? Siamo a livello 5 fette di pizza. Invece no. Se faccio tipo... No. Chi è che mangia la pizza facendo quel rumore? È una pizza un po' carbonizzata, un po' bruciacchiata. Si devono spostare, quindi sotto questo non ci sono, sotto questo non ci sono, non ci sono, non ci sono, non ci sono, ci sono. Stanno arrivando nuove fette di pizza. Nuove fette di pizza hanno generato la sezione commenti. Ma secondo te fetta di pizza è considerata una pizza in più? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
Proviamo con 9, al massimo i 10, perché c'è una fetta di pizza anche nella frase. No, era invece solo 9. Ho superato il secondo in classifica con la mia posizione. Secondo. Sono velocissimo, sembra di essere a chi vuole essere milionario. Ora non ti resta che superare anche il primo. Il primo è il secondo degli ultimi. Il secondo è l'ultimo dei primi. Il secondo è il primo degli ultimi. Il secondo è il primo degli ultimi. Scorri verso sinistra per sbloccare. Non mi faccio ingannare da... Ha errato profondamente. Ok, avevo tipo sbagliato pochino, capito, vero? Sì, dopo un attimino sì. Oh mamma, questo. Dai da mangiare al gatto. Questo è uno di quelli impossibili che devi... Io provo sempre a girarlo. Magari girando le cose funziona. Se lo fai passare da sotto, dal lato, da sopra. Velocissimo! No. Il gatto. Il gatto. Era nella frase il gatto. Anche la parola gatto è un gatto. E anche la parola pippo... È un pippo. Qua ci sono sotto. C'è il verde sotto. No, bisogna unirli. Matematica dei colori. Giusto? Blu più giallo verde. Si chiama matematica dei colori davvero. Ma aspetta, Matematica dei colori. Non esiste. Abbiamo usato la stessa parola insieme. Successivo. Siamo bravissimi. Cosa c'è di La zucca, la torta, la fragola, il pirata. Wonder Woman. Cosa c'è di sbagliato in questa immagine? Siamo al livello 10, si sta iniziando a fare complicato, ci sono 1900 livelli, insomma. Allora, c'è Wonder Woman, c'è una fatina, un pirata, un'anguria, una zucca di Halloween, un draculino e un giullarino. È un'anguria, perché sopra è verde. Non è un'anguria. C'è i semini. La torta di compleanno ad Halloween non c'entra niente. Però magari metti tu uno compie gli anni il 31 ottobre, che è? Non festeggia il compleanno perché deve festeggiare Halloween. Si fa tutto insieme. Wonder Woman non fa paura. È vero, sì, perché la fatina. Ah, la fatina. Se la fatina dei denti ti strappa i denti con le unghie, allora... La mano. La mano. Di questo. La mano. Cosa? 1, 2, 3, 4, 5, ha 6 dita. È un mutante. È come l'occhino che ha due pippi. Non ce li ha due pippi. No. No. Uno è il mio. Però in realtà è come se avessi due pippi, perché l'occhino... L'occhino è un bambino vero. Smettetela di pensare che l'occhino non sia un bambino vero. Qual è il più lungo? E qua. E qua. E qua. Il più lungo è il mio. L'avete scritto nei commenti che il più lungo tra il mio pippo e quello di Locchino è il mio. Bravissimi. Allora, i mesi. È uscito i me contro te per un secondo. Questo è quello che ho imparato io da piccolino, che poi non ho mai capito come utilizzare. I mesi: 30 giorni a novembre, con aprile, giugno e settembre. Di 28 ce n'è uno, tutti gli altri ne hanno 31. Hanno 31 pippi? Troppi. Un po' troppini, eh. Secondo me sono dei brufolini e loro pensano sia... Sai quando... Se a pubertà arrivano i brufolini un po' ovunque. Che schifo, cosa ho appena detto? Lasciamo, tagliamo. Ma di 28 ce n'è uno, ma non ci dice quale. È quello che io non capivo da piccolo, capito? Ma noi sappiamo che di 28 ce n'è uno ed è febbraio. Quindi il più lungo non è febbraio. Aprile, avevano detto che ce ne ha gennaio, febbraio, ma marzo 31, aprile 30. Marzo è il più... Febbraio è il più lungo perché c'ha le lettere più lunghe. Ecco, allora l'occhino... Ce l'ha più lungo di me, perché l'occhino ha due lettere in più di me. L'occhino non è più lungo di me. E non scrivetelo nei commenti. A fare 5 mele incadite. Cadite. Che... Dov'è l'intelligenza in sta cosa? Non c'è intelligenza. Ma non è intelligenza. È più stupido. È come. Non è un test di stupidità. Se sei stupido, becchi le mele. Non è che è il contrario di un test di intelligenza e della stupidità. Silvestro deve saltare dall'altra parte. Quindi. Non possiamo trascinare. Ma se lo incliniamo così. Cade? Non va. Se li soffiamo, non va. Tirare giù gli alberi non funziona. Ah, c'è un tasto salta. Magari dobbiamo mettergli tipo il dito sotto. No, dobbiamo prenderlo e afferrarlo. Niente. Questo? Così. Non funziona neanche il fungo volante. Allora il fungo mi sa che glielo si dà. Lui si fa come in Super Mario e salta. Poi andrà dentro i tubi e mangerà tutti i topi delle fognature. Tutti i ratti schifosi. Sai che i ratti hanno i denti gialli e i topi hanno i denti bianchi? Si riconosce così? Perché i ratti non hanno i soldi per il dentista. I topi vendono... il formaggio. I topi mangiano i cavi come le forbici. A Locchino gli ho detto sempre: tagliati il pippo, così ce l'hai più corto di me. No, gli ho detto: metti sempre qualcosa, tipo una forchetta, no? Dentro alla presa di corrente. Perché lui mi fa:
papà, papà, come si spegne la lavatrice? E lui, metti la forchetta dentro la presa, così che scatta il salvavita e si spengono tutti gli elettrodomestici. Tu vuoi Alexa per dire Alexa spegni tutto? No, serve una forchetta. Con la forchetta è il metodo dei nostri nonni. Ma dato che qui a fianco abbiamo una mamma, vero mamma? Sì! Sì, è contentissima di essere una mamma. Io direi che bisognerebbe. Dato che una mamma è una donna, le donne per i suoi locchini. No, le donne devono stare in cucina, quindi sanno come si usano gli elettrodomestici. Quindi tu a cucire, stirare, lavare, profumare, perché le donne profumano, non fanno la cacca e non puzzano tutto il bagno. Dici per favore cosa dobbiamo fare? Premere il tasto di spegnimento? Questo? No, il tasto della moka. Io non ho mai visto una moka elettrica, io la moka col fornello. Quindi secondo me bisogna o tagliare o staccare la spina o alzare. No. Vabbè, non è intelligenza, è solamente un fatto di avere il pippo o no. E lei non ce l'ha, è un singhiozzo, è partito un singhiozzo del caffè. Questi facilissimi in matematica avevo 25. 5 più 5 è 25, più 4 è 29, più 1 è 27. Ragazzi, in matematica io ero bravissimo. Sapete quanto avevo? 4. 4 per 2? 8. Più 2? 10. Matematica. 1, 49, 80. Dai, proviamo. 5, 7, 11, 101. Dai. Ma è sparito lo... Come fai a saperlo? Dai, 5, 7, 11, 101. Ormai è dentro di me. Che memoria che... Ah, ha sbagliato. Deve togliere la I. Come ha fatto? Mi dice come hai fatto. Memoria fotografica. Cioè tu l'hai visto un millesimo di secondo e ti sei ricordata? È proprio la mamma di Locchino. Locchino ha il testone grande, quadrato. Lei invece ha una testolina normale, piccola, molto piccola. Oh. E la voce c'era molto grossa. Quel numero nascosto, 40. 40 è andato il 40. Spesso questo è il modo di giusto interagire con l'enigma. Sollevare cose. Ragazzi, muovetevi a lasciare 10.000 mi piace perché non le rimane tanto tempo. Quanti mesi hanno 28 giorni? 1 febbraio. No, tutti. Tutti i mesi hanno tutti i mesi hanno 28 giorni. Non ci avevo pensato. Sono stupido. No, grazie. Per favore salva questo ragazzo. No. Senti? Urla disperate. Fallo star zitto. Sapete come si fa a farlo star zitto? Così. Cane, mangialo! Mangia il bambino! È di nuovo dentro. Cane, mangia il bambino! Fallo star zitto, mordigli una gamba, strappagli il pippo, leccagli le lacrime, fagli qualcosa, tira un sasso in testa al bambino, uccidi... Ah no, dobbiamo salvarlo. Ah, in testa il cane! No, il cane no, non gli farei mai del male. Possiamo... Mettergli un sasso così? Così sembra... sono vittorioso! Ho vinto! No, invece no, la pala. Oh, c'è l'osso. L'osso glielo dà il cane? È già passato tutto. Cioè, sono un eroe. No, ma sapete cosa? Sapete quante ossa... Cioè, se quel... solo quel cane avesse potuto vedere a raggi X il bambino, che forse il cane doveva essere un supereroe. Con la vista a raggi X vedeva quante ossa c'erano il bambino. Il bambino era tipo morto in un secondo. Dov'è la pecora di colore nero? Colorala. Di nero? Sì. Oh! Aspetta, tutte! In una sola volta! Le abbiamo colorate. Dov'è la pecora di colore nero? Tutte. Il nero è contagioso. Io sono vestito di nero. Oggi, voi dopo questo video, uscirete e vi vestirete di nero. Perché? Perché io sono un influencer, ve l'ho detto io. È contagioso, influencer, capito? L'influenza. Qual è l'ultima lettera di un alfabeto? No, fallo tu. Di solito questi mi intriccano. Vai. Io, siccome sono un po' vecchia dentro e faccio la settimana enigmistica, io direi che l'ultima lettera di un alfabeto è la O, se c'è l'inganno. Alfa, omega, se O, c'è omega. L'inganno. Sì che ho provato la Z, ma non l'ho cliccata. Quindi, c'è un intruso nella nostra festa dei gatti. Quello di schiena. Questo? No.
Queste senza baffi non esiste. Ah no, ce le ha tipo qua dietro la schiena, dietro le orecchie. Quello di pancina. Perché è di pancina? Perché è troppo carino rispetto agli altri. Questo sta dormendo. Se è una festa non puoi dormire. Ho trovato il bastardo. Eccolo lì. C'era un topino, ratto birbante. I ratti hanno i denti gialli. Perché? Salvala. Gatto, mangia il ladro. Tira una sassa in testa al ladro. Fuori il coltello. Sposto il coltello. Non si sposta il coltello. Gli sposto così e si vede la sua vera identità. No, il bidone in testa. Il gatto nel bidone trova un topo e il topo fa scappare il tipo. Uccido la tipa. No, devo salvarle. Perché mi dice sempre di salvarle qui? Le nuvole? Due nuvole insieme fanno l'amore. Fanno boom 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 boom. Non è il rumore del letto, ma è il rumore del tuono. Perché due nuvole cariche le sono stressatissime queste nuvole, insomma. Quando loro si schiantano addosso perché devono abbracciarsi anche loro, queste scariche di elettricità, zoom, vanno a terra. Perché è la prima cosa che trovano. Perché in cielo non c'è niente, allora la prima cosa che trovano è la terra. Quindi si scaricano e vanno a terra, così si formano i fulmini. E i tuoni, semplicemente il rumore di due nuvole che fanno l'amore. Successivo. Cattura il topo. Aspetta. È troppo lento. È tutto chiuso. Ho già capito. Non c'è bisogno di una donna per risolvere questo enigma. Non ci sei bisogno. C'è qualcosa. Chi è che cattura i topi? In Tom e Jerry, chi è che cattura i topi? La tipa dov'è che si siede? Vieni sulla sedia. In Tom e Jerry, la ragazza dove sta? In piedi sulla sedia. Sono mutande. Ora puoi fare. Oh mio Dio! C'è un topo! C'è un topo! Oh mio Dio! Gatto, salvami! Oh mio Dio, c'è un topo! Gatto, salvami! Tanto la tagli questa! Non taglio niente! Non serve una donna, serve un gatto. Per questo che tutti i single quarantenni che non riescono a trovare una donna... No! Sono appena salito sulla sedia. Silvestro ha di nuovo fame. Muori bruciato, accendo il fornello. Vai sopra, bruciati. Questo è Pippo. No, come si chiama? Noi chiameremo Pippo. Perché il mio coso è come un gatto. C'ha i baffetti. Stai zitto, gatto. Muori. Gatto. Dovevo cucinare il tonno e dentro il tonno c'era un topo. Così il gatto è felice. Aveva fame. Il gatto aveva fame, ma non ha mangiato il tonno. Ha mangiato il topo. Non ci sto più. Falli innamorare. Se arriviamo a 10.000 mi piace, mi sa che... Oh! No, sto scherzando. Non l'abbiamo fatto. Il 26 per il prossimo episodio. Non volevo dirti che volevo regalarti. Nel prossimo episodio volevo regalarle un anello e chiederle di innamorarsi di me. No, di sposarmi. Però dovete lasciare 10.000 mi piace. No, a 15.000. Quanti mi piace devo chiedere per sposarti? 20.000. A 20.000 la sposo, giuro. Dobbiamo far vedere che ci amiamo veramente.